Prontissimi con le nostre interviste a casa Rinaldi, di nuovo un grande amico che ho ripescato dopo un'avventura straordinaria, davvero. A battere le mani ci siamo spellati praticamente i palmi e se l'è meritato. Allora, con noi Memore Migi, l'artista garbato, elegante, raffinato, con un sorriso che veramente ammalia. Con la sua intramontabile Innamorati a Milano, per il grande pubblico, uno dei personaggi simbolo della città di Milano. E per noi è simbolo di una grande amicizia. Memo, Buongiorno, ciao! bentrovati, che bello, che bello, che bello. Che bello ritrovarti. Intanto complimenti per quello che hai fatto Ballando con le Stelle, perché hai dimostrato di avere innanzitutto una simpatia che non si... Cioè, avevamo capito che eri simpatico, ma non così tanto, Non così perché ti sei tanto, messo cioè, in gioco. meglio tardi che mai, Daniela. Questa è la Certo. cosa. Il bello della vita è quello, quando nel percorso, nell'excursus dei tuoi anni che passano, scoprono di te qualcosa che magari non si aspettavano che tu potessi avere dentro di te. Allora, riuscire a presentarlo in una situazione inusuale, dice: guarda, però non pensavamo che fosse così, che riuscisse a sgambettare ancora. E Come che poi hanno Elvis, Elvis, guarda, è stato straordinario, sei stato straordinario sempre. Ballando con le stelle, hai messo in gioco la tua persona, la tua professionalità che arriva da tantissimi anni fa, erano gli anni 60, nato in una famiglia benestante, di erba, praticamente tu avevi una carriera nel mondo del tessile, invece hai detto ciao papà e me ne vado a Beh, fare il genitore. io credo che sia la cosa migliore, no? Lasciar fare ai figli quello che vogliono fare nella vita, anche se hai la possibilità magari di dire: beh, dai, papà fa questo, lo faccio anch'io. Credo che sia un errore, perché poi o le cose, cioè, hai quella mentalità per cui capisci che la strada giusta è quella, oppure se hai altre ambizioni, altre caratteristiche, altri punti di arrivo, di riferimento, che ti fanno parte della vita, è giusto che ognuno li segua, ecco. Certo, giustamente. Tu sei stato praticamente, sei cantante, sei stato autore, presentatore. Siamo partiti, meglio, partiamo dagli esordi, erano gli anni 60, no? E quindi come hai trovato questa voglia di suonare? Perché l'arte? L'arte perché praticamente l'ho sempre coltivata in casa. Nella mia famiglia, malgrado che mio padre fosse un industriale legato al mondo del tessile, la fabbrichetta, la famosa fabbrichetta, ci si ritrovava la domenica a fare quelle cose che si facevano nelle famiglie e credo che si facciano ancora nelle famiglie per bene, no? Se ci sono ovviamente dei personaggi che possono suonare degli strumenti. E noi facevamo questi piccoli concertini, no? In casa. Mio padre suonava il pianoforte, io la fisarmonica e mia mamma canticchiava. E alla domenica, dopo la messa, si tornava a casa, prima di andare a pranzo ci si metteva lì, ma c'è il concertino. Con le Bene. canzoni di allora, per cui tutte le canzoni, diciamo, degli anni 30, io me le ricordo tutte. Allora, guarda, visto che intanto ci dovevamo incontrare con Gianfranco, con Anna, invece di incontrarci al Castello di Poppi, vi aspetta a casa mia con la mia amica che costruisce fisarmoniche. Ne faccio portare una e poi la suoni, eh? Ma certo, come no? Molto volentieri, mi piace molto. Quindi questa cosa che non suoni solo il pianoforte, ma anche la fisarmonica mi piace. Allora, hai cominciato con questi Innamorati a Milano che ormai tutti quanti conoscono. Che Milano era quella che tu hai raccontato nella tua canzone? Una Milano, io l'ho definita una Milano che si doveva ancora praticamente sviluppare in tutto e per tutto. Era una Milano Bellissima. così particolarmente strana per quello che mi riguardava, perché io arrivavo da una cittadina di provincia che abitavo a Como, no? E poi la mia fidanzata, che poi è diventata mia moglie, abitava a Milano. Allora, per me Milano era la metropoli di allora, no? Per cui quando lei mi dava gli appuntamenti, ad esempio ci vediamo in galleria, non c'erano ancora i telefonini, no? Allora questi strani appuntamenti, in galleria arrivavano 2000 persone, era sempre una difficoltà incontrarsi da innamorati. Ed è un po' lì tutta la storia è nata la canzone Innamorati a Milano, proprio sapessi com'è strano.
perché non mi sembrava possibile che in una città così stereotipata, così caotica come Milano, ci fosse uno spazio per il romanticismo, per l'amore. E mi dicevano che poi a Milano devi fare tutto in fretta, no. Anche l'amore lo devi fare in piedi, non hai tempo di farlo stretto, perché perdi tempo, hai capito? Per cui erano a Milano, che io la definivo veramente una città che aveva bisogno ancora di diventare quello che è diventata adesso. Adesso è diventata come una grande signora, con un fascino straordinario, è diventata veramente una metropoli. A Milano di oggi è una città fantastica. È tutta un'altra cosa innamorarsi oggi a Milano. Sì. Oggi poi, a parte che ci si innamora con i telefonini, con le chat, queste cose che ormai non c'è più neanche, arriverà anche ad avere dei rapporti con i telefonini. Però Memo, allora, una volta non avevi la possibilità di lasciare una persona con un messaggio senza guardarla in faccia. Oggi il brutto è quello, ti innamori. E quante persone si ritrovano annullate, dimenticate, grazie a un messaggio che è squallidissimo? Forse una volta c'era più educazione? Ma tesoro, una volta c'era più sentimento. Adesso trovo che sia tutto un mondo fatto di consumismo, di radi e getta. E poi soprattutto trovo, per quello che mi riguarda, per quello che posso vedere e sentire io, che ci sia poca umanità, poco rapporto umano, poca voglia di socializzare con le persone. Ognuno pensa a se stesso, cerca di in qualsiasi modo di arrivare in tutto e per tutto. Guarda i social, cosa fanno sui social, quante esibizioni troviamo, quante persone che vorrebbero essere riconosciute e conosciute, disposte a fare qualsiasi cosa. Non c'è più pudore, io trovo che veramente... Vero, il pudore manca davvero. Quando hai iniziato, tu hai preso poi, allora hai cominciato con i tuoi concerti, le tue serate, ma te ne sei andato anche in giro per il mondo, nelle navi da crociera, ti pagavano per stare bene e per divertirti. La cosa fantastica, guarda, eravamo solamente due, diciamo, vedette, io e Enrico Simonetti, papà di Simonetti, quello che faceva le favolette al pianoforte. Enrico Simonetti si chiamava, e facevamo queste crociere per la Compagnia Italia, dove avevamo le navi più belle del mondo, la Michelangelo, la Raffaello e la Leonardo da Vinci, che erano delle navi straordinarie, e lì si facevano queste crociere fantastiche dove tu facevi la crociera più che altro per soddisfare le curiosità dei croceristi. Cioè, ci chiamavano per dire: senta, ma mi dica, signore Migi, ma la Vanoni com'è? Ma la Zanicchi com'è? Ma Orietta Berti com'è? Proprio così come... Allora tu dovevi stare un pochettino alle richieste, cioè vivere quel mondo di curiosità di questi croceristi che ti vedevano in televisione e volevano avere notizie nel mondo dello spettacolo. Poi arrivava la tua serata dove finalmente facevi la tua esibizione. E tu facevi solamente una serata nel corso di una crociera che durava magari 15 giorni e ogni volta che ti incontravano ai corridoi oppure in ponte, in piscina, era una star. Quando è che ci canta? Quando è che ci canta? Ma c'era questa attesa. No? Oppa, mi è caduto tutto. È caduto il polase. Per cui c'era questa cosa bellissima, per cui tu facevi queste crociere, ti divertivi, poi io portavo mia moglie, mio figlio, la tata, tutti quanti. Poi alla fine della crociera ti davano anche i soldi, per cui è stato un periodo... Cosa chiedere di più dalla vita? Cosa vuoi di più dalla vita? Beh, adesso... veramente dei momenti di grande fortuna io nella mia carriera. Ebbene, quella fortuna serve. Anche perché, sai, ti dirò una cosa, i miei colleghi del mio periodo, degli anni 60, hanno avuto queste grandi fortune e anche grandi capacità di avere magari quel disco che funzionava alla grande e vendevano magari un milione di copie e diventavano famosissimi, andavano in giro a fare un sacco di serate. Poi magari il secondo disco non era più come il primo e il terzo magari altro tentativo fallito, e per cui loro si ritrovavano ad avere una carriera molto ridotta, capisci? Non hanno più la possibilità di continuare a fare questa carriera. E mi si dice tante volte: ma scusa, tu hai
83 anni adesso e sei ancora lì sulla breccia, che fai un sacco di cose, lavori magari più adesso di prima. Questo perché? Perché io ho sempre cercato di avere più frecce al mio arco, nel senso che suonando il pianoforte, scrivendo le canzoni, facendo la conduzione dei programmi, facendo la radio, facendo teatro, facendo le canzoni, ma cosa mi dici mai, con Topo Gigio, cose per bambini, capisci? Per cui se non mi chiamavano per una cosa, mi chiamavano per un'altra. Quando mi chiamavano per presentare una sfilata di moda, io facevo il presentatore ed ora un modello che andrà per quest'estate, parlavo della moda, del vestito, poi quando le ragazze si andavano a cambiare, dicevo, beh, adesso vi intrattengo, vi faccio sentire una, sapessi com'è strano, e cantavo la canzone, capisci? Cercavo sempre di fare delle cose per cui riempivo la serata, intrattenevo il pubblico con diverse situazioni di spettacolo. Il classico one man show praticamente. Esatto, esatto, quando riesci a fare tante cose, le riesci, insomma, anche uno dice fanne una ma falla bene, io so, vai, farne una, falla bene, diventi abbastanza. Ma tu ne fai più di una e le fai tutte quante. Ma io cerco, di essere molto naturale, tesoro, perché mi sto accorgendo adesso con i social, con quello che sto facendo, che il pubblico mi ama moltissimo, perché non ho mai fatto cose eclatanti, non ho mai fatto cose per cui se diventi famoso solo perché fai il Grande Fratello, oppure perché fai l'Isola dei Famosi. Magari ci vorrebbe un po' più di sostanza, che oggi non c'è, purtroppo. Anche nel campo della musica ci sono queste canzoni, alcune sono più che valide, altre invece durano proprio... Il tempo, sì, battito calcio. Esatto, esatto. Per cui noi siamo qui ancora adesso a cantare Sapore di Sale, Sapore di Capice. No, ma in effetti... In effetti, il passato è sempre più quello melodioso e quello che ti rimane nel cuore, come te, una volta che una persona ti conosce non ti può più mollare, perché sei talmente coinvolgente, empatico, che non ti può mollare. Tu, ma Daniela, scusami, adesso detto tra noi, che non ci sente nessuno, erano anche canzoni, che avevano una melodia, erano canzoni. Sì. Raccontavano delle storie nella quale la gente si ritrovava, quella situazione lì l'ho vissuta anch'io, per cui sono canzoni che sono rimaste nel cuore e te le porti dietro per tutta la vita. E sì, la cosa bella è questa, io ho una grande soddisfazione, sono sicuro che quando non ci sarò più, che sarà fra un sacco di anni, ci sarà sempre qualcuno che canta, sapessi com'è strano, capisci? Per cui rimane qualcosa di tuo, è bello, questa è una grande soddisfazione. Eh sì, assolutamente. Non credo che le canzoni che ascoltiamo oggi, queste dei rapper, dei ragazzini, possono essere canzoni che ti accompagnano nella vita, non credo. Dubito, vedremo, intanto chi vivrà, come che si dice, vedrà, ma veniamo alla televisione, no? Perché poi in Navi da Croce arrivano anche le tue esperienze televisive e sei stato, hai partecipato 3 volte al Festival di Sanremo e hai fatto l'inviato quando c'era Fantastico 2 al Festival di Sanremo e quest'anno sei di nuovo a Sanremo. Quest'anno andiamo con Oggi un altro giorno, il programma che sto facendo con Serena Bortone, ci trasferiamo tutti al Casinò di Sanremo, praticamente dal lunedì al venerdì, saremo tutti i giorni lì, faremo la stessa trasmissione che facciamo qui, avremo ovviamente ospiti di Sanremo o personaggi che parteciperanno al festival e anche in quell'occasione io finalmente riuscirò a fare la canzone che con Valeria Fabrizi. E qui voglio spendere 2 parole perché è importante. Abbiamo creato questa situazione molto gradevole con questa canzone che praticamente vuole essere la continuità del messaggio che io e Valeria abbiamo lanciato con Ballando. Sì. Perché tu sai che la Carlucci, ovviamente, quando ci ha chiamato, voleva che noi fossimo i rappresentanti dei nostri coetanei. Cioè far vedere che a una certa età ci si può ancora divertire, si può ancora ballare, non bisogna stare seduti sui divani e dire ormai la vita è finita, anzi a una certa età io trovo che la vita possa ricominciare. E allora devi avere sempre un entusiasmo, avere voglia di vivere, perché la vita ti dà sempre delle cose belle, delle occasioni. Ovviamente potendo, questo. Certo. Però mai rinunciare a quello che potresti e vorresti fare.
perché allora noi, avendo fatto questo, avendo lanciato questo messaggio con Ballando, pensavamo che avremmo potuto fare la stessa cosa con una canzone. Allora abbiamo creato questa situazione di questa canzone che parla del il lungo viaggio, no? Il lungo viaggio che noi abbiamo fatto, noi di una certa età, avendo fatto un po' tutto nella vita, siamo arrivati alla nostra età e avendo fatto questo percorso arriviamo a dire, insomma, non ci consideriamo dei prodotti da mettere nella dispensa. Scaduti, con certo. Una ecco, adesso ripeti, prodotti scaduti eravamo rimasti. Ecco, non ci consideriamo dei prodotti da mettere in credenza con la data di scadenza, capito? No, siamo ancora qui a sgambettare, a cantare, a vivere la vita. E questo è un messaggio che vogliamo lanciare con questa canzone. Stiamo aspettando che Amadeus ci chiami come ospiti, e se per caso non ci chiama come ospiti, la promuoviamo sia con Oggi un altro giorno, e poi la faremo anche il sabato a Italia Sì, insieme con... Come si intitola la canzone? Il lungo viaggio. Bene. Ha anche un sottotitolo, Ma quale vecchio? Mi pare giusto, ma intonate anche qualche passo, cioè fate qualche passo. Sì, c'è anche un passettino. Quindi è ritmata divertente. Questa canzone. È una canzone molto allegra e divertente, molto orecchiabile, e si fanno anche dei passettini. E caspita, anche perché due ballerini come voi che non ballano non ci sta ormai. Siamo sempre Superman. È vero. Il succo della canzone. Malgrado gli anni passano, malgrado tutto quello che abbiamo, malgrado gli acciacchi, siamo sempre dei Superman. Oh, che bello. Ma lo sai che vorrei fartela cantare? Vorrei ascoltarla già in anteprima perché sono troppo curiosa. te la farò avere al più presto, dai. Sì. Mettere a posto bene, però è bellissima. Ok, ascolta. Tutti quelli che l'hanno sentita hanno detto, ma fantastica questa qui. E Amadeus fa male a non prendervi, perché potrebbe essere veramente un momento di grande spettacolo e di grande... ammirazione verso il messaggio che vogliamo lanciare, non tanto per la bella canzone o per cercare di andare a Sanremo a tutti i costi, perché poi avremo comunque la possibilità di promuoverla in altri programmi. Infatti la facciamo ancora un paio di volte ancora prima di andare a Sanremo, eventualmente, sia dalla Bortone che a Italia Sì. Però per dirti, sarebbe stata una cosa bella, giusta. Ci credo. Proprio per il percorso che abbiamo fatto. Concordo pienamente con te, davvero. E allora adesso, caro Memo, io devo chiederti quali sono i progetti per il futuro. Perché visto che allora, non ti fermi... i progetti per il futuro sono innanzitutto continuare con la Serena, sì. E andremo avanti fino a giugno. Poi, progetti per il futuro, ho un'uscita, un nuovo disco dove ci sono 5, che poi non serve a niente fare... Ma i dischi non servono, però insomma c'è il mio amico produttore della Clodio Management, che è una persona deliziosa, che vuole che faccia questo disco con 5 miei successi vecchi riproposti, sì. E 5 brani nuovi. Un vinile? Sì, vinile. Faremo un vinile. E poi con Valeria faremo il video di questa canzone, Il lungo viaggio. E poi mandiamo su Radio Italia 5 appena pronto il video, subito. Sicuramente. E poi adesso sto promuovendo ancora il mio Como Shapira. Sì, che vediamo alle spalle. Che guarda, sembra l'uomo del monte. L'uomo del monte ha detto sì. Ma sei affascinantissimo. Poi con quel cubo, guarda, ti giuro, Memo, hai un fascino incredibile. Sei, e poi dall'ultima volta che ci siamo visti, sembri ringiovanito. Dici? Stai benissimo, davvero. Sì, io quando dico quanti anni hai, io dico 38. Bene, giusto. Però basta invertire i tuoi numeri. Sono dell'83, ne ho 38. Va benissimo così, guarda, ti ammiro, non sai quanto ti ammiro, davvero. Guardare te, il tuo viso, la tua gioia, la tua voglia di fare è veramente uno sprono per tantissimi
quarantenni, cinquantenni che magari si ritrovano lì a pensare: ma no, non ho voglia, la vita è finita, ma dove? Ma quando? Quindi veramente tu sei un esempio di quelle persone che hanno dimostrato di essere versatile, perché tu sai fare, come dicevamo prima, sai fare tutto, bene e tutto. Quindi... Grazie, lei è troppo gentile, signora. Daniela, sai cosa mi ha aiutato? Sì. Moltissimo. Il fatto che avendo perso mia moglie proprio in questi un anno periodi, fa. Sì, un anno fa, il 12 di gennaio, e quando è mancata mia moglie è sempre stata una donna molto forte, molto importante per me, è sempre stato un punto di riferimento, anche se io nelle mie interviste ho sempre ammesso di aver fatto qualche scivolata d'ala, e io l'ho definita così. Anche perché nella vita può capitare, no? Perciò ci sono scivolate e scivolate, ci sono quelle scivolate gravi nelle quali ricrei altre famiglie, metti al mondo altri figli, allora quelle sono cose molto serie, soprattutto nei confronti dei figli. Io ho sempre avuto così delle famose scappatelle, una radiegetta, nel senso buono, senza mai fare del male a nessuno. Quando mi hanno chiesto il matrimonio ho detto grazie, ho già dato, e per cui la cosa finiva lì. E per cui c'è sempre stata questa donna molto importante, ripeto, punto di riferimento della mia vita. Mi ha dato un figlio meraviglioso, di conseguenza mi ha sempre fortunatamente lasciato la porta aperta. Sono sempre rientrato. Ho sempre cercato di ricostruire un rapporto di grande civiltà, di grande rispetto verso questa donna che è stata fondamentale per me nella mia vita. E quando mi ha lasciato, che se n'è andata, è successa una cosa stranissima. Mi sono ritrovato a dire adesso cosa faccio? Mi sono veramente messo in un angolo a pensare, sono rientrato, stavo facendo il programma, e tra l'altro sono rientrato poi a Varese dove abitavo e aprendo la porta di casa mia, non trovando più nessuno che mi dava un abbraccio, non c'era più lei, non c'era più il mio cagnolino che adoravo perché mancato anche quello, mi sono ritrovato completamente solo e ho detto adesso cosa faccio? Le reazioni sono due, o ti fermi e dici vabbè, adesso aspetto che mi succeda qualcosa, ti raggiungerò anch'io e così finiamo l'esistenza, oppure dice devi reagire, e il fatto di reagire era quello che sicuramente voleva che mia moglie io facessi, e ho reagito, è diventata una cosa positiva per me la mancanza di mia moglie, anche se sembra quasi un'eresia quello che dico, il fatto che lei se ne sia andata, io sono rinato, perché mi ha dato la forza di dire lei che cosa avrebbe voluto, che io continuassi a fare questo mestiere meglio di prima, e mi sono sentito dire anche da lei ti do una mano io, e infatti tu sai che via Santa Lucia, sono in questo albergo Clodio e questa qui è la via Santa Lucia e queste sono le campane di Santa Lucia che stanno suonando. Questo è lei che ti sta salutando. È lei che ha sentito che stiamo parlando di lei. Hai capito? Questa è la cosa. Bene. Memo, io ti ringrazio davvero tanto, tanto, tanto. E a questo punto ti aspetto a casa mia con la mia amica che porta la fisarmonica, che così ti metti a suonare. D'accordo? Io cucino. Un abbraccio a Anna e al mio Gianfranco. Gianfranco, mi raccomando. Vi voglio bene, grazie. E con il suono di queste campane auguro a tutti tanta vita e tanta salute. Ciao. Bocca al lupo per la nuova canzone Sanremo. Ciao. Grazie, grazie, ciao, tesoro. Ciao. Ciao Daniela. Ciao.